Danilo Toninelli, benvenuto, capogruppo al Senato del Movimento, anche alla Camera, perdona, al Senato. Centinaio della Lega al Senato. Io sono capogruppo 5 Stelle. Benissimo. Ho scavalcato 40 anni e quindi sono andato dall'altra parte. Vabbè. Allora, come l'ha trovato il Presidente Mattarella ieri nel colloquio? Come sempre molto lucido, molto attento, e io le devo dire che tutto il Movimento 5 Stelle ha apprezzato veramente tanto la sua linearità istituzionale e la sua pazienza, oltre che saggezza, anche grazie alla quale oggi finalmente sta per nascere un governo politico, sottolineo politico, che da 31 anni che non aveva una platea elettorale superiore al 50% degli italiani così ampia, ed è una bella cosa. Però questa. Mi dica una cosa, perché si è preso la pausa, ha visto voi, ha visto la Lega, siete arrivati entrambi con lo stesso nome, poteva subito chiamare stamattina Conte al Quirinale e dargli l'incarico. Perché questo non è accaduto, secondo lei, per questa pausa di riflessione, il Presidente? Ma io non penso che abbia preso una pausa di riflessione. Il Presidente Mattarella oggi incontrerà la seconda e la terza carica dello Stato, nei confronti delle quali ovviamente aggiornerà sui contenuti dei colloqui avuti ieri, quindi è fondamentale seguire un percorso istituzionale. Ha incontrato già stamattina sia Fico che Casella, sono entrambi usciti senza parlare, quindi adesso noi aspettiamo con il nostro PIC al Quirinale una nota del Quirinale che ci darà i prossimi passi, quali sono. Esatto, è proprio questo, non penso che un giorno in più o meno cambi molto, sinceramente. Quali sono i problemi che secondo lei sono ancora sul tappeto? Cioè, avete già parlato con lui di una squadra di governo, avete già tutti i nomi in testa o ci sono ancora delle caselle cruciali da sistemare? Guardi, abbiamo certamente fatto lavoro anche sulle squadre di governo, però lei mi insegna che la Costituzione è molto chiara. Ne dà al Presidente della Repubblica il compito di nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri. Quindi certamente di nomi noi parleremo con il Presidente della Repubblica. Allora, mi dica una cosa, lei è venuta tante volte qui da me, ma ha sempre detto una cosa. Per noi la cosa fondamentale è che ci arrivi Di Maio a Palazzo Chigi. Per noi non si esce da questa ipotesi. Di Maio a Palazzo Chigi. Posso dire la verità? Lo penso anch'io, un'alleanza tra voi e la Lega. Voi 32, loro 17, perché Di Maio non finisce a Palazzo Chigi? Io questa cosa non l'ho capita. È ovvio, Di Maio è stato votato dai nostri iscritti, era il candidato, oltre che capo politico, candidato Presidente del Consiglio, ma il fatto che abbia fatto un passo di lato, rimanendo capo politico del Movimento 5 Stelle, mettendo prima i temi, e facendo sì che questo contratto che ho in mano potrà diventare nei prossimi 5 anni un strumento per migliorare la qualità della vita della gente, significa che il Movimento 5 Stelle, come ha sempre detto, non si impunta sulle persone ma lotta per i temi. Però io questa risposta la conosco già, la domanda che le faccio io è: non sarebbe più forte un governo, dato che è un governo iperpolitico tra due forze politiche che hanno preso un sacco di voti alle elezioni, un governo con Luigi Di Maio premier invece che con un signore degnissimo che però gli italiani non hanno votato e non conoscono? Non sembra anche a voi che questo è un indebolimento di questa soluzione di governo? Ma io penso proprio di no, perché quando 11 milioni di italiani sono andati a votare il Movimento 5 Stelle 4 marzo, hanno votato sì Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, ma hanno votato anche Giuseppe Conte, che era il nostro candidato per il Ministero della Pubblica non Amministrazione. Non mi convince questa versione, perché non sanno nemmeno chi è l'italiano, abbiamo fatto un po' di domande in giro. Lei mi insegna che la Pubblica Amministrazione è molto importante. Il professor Conte si è presentato agli italiani, io penso che quel momento in cui abbiamo presentato quella squadra di ministri, gli italiani abbiano capito che il Movimento 5 Stelle era cresciuto e che oltre che alla lotta e alla volontà di andare contro la lotta degli sprechi c'era anche tanta competenza. Allora, e Giuseppe Conte era uno di quella allora, squadra. Allora, le cambio la domanda, perché lei è diventato politichese pure lei, io non me l'aspettavo. Ma no, è la prima volta che mi viene detta questa. Allora, che è successo? Cioè, perché Salvini ha chiesto il sacrificio di Di Maio? Non potevate fare un governo in cui Di Maio era premier con ministri importanti della Lega e comunque voi esprimevate il vostro leader a Palazzo Chigi, davate una forza molto maggiore a questo governo? Cioè, cosa è capitato che non ha funzionato in questo? Ma noi ci siamo assunti in tutta sincerità, guardi, la responsabilità che non avevamo, perché questi 80 giorni sono stati complicati per lei, sono stati complicati per gli italiani e complicati per il sottoscritto, ma sono stati causati da quelle forze politiche, Partito Democratico, Forza Italia e anche Lega, che hanno votato il Rosatellum, che noi abbiamo detto, guardate, quella legge elettorale qua crea dei grossi problemi. Secondo noi è stato meglio creare un governo politico con più di 16 milioni di italiani che andare a votare
con il rischio di replicare la stessa situazione e dovete quindi dare atto di questa che responsabilità. Fare questo penso che non sia politichese, ma sia un grande senso di responsabilità. Il passo di lato fatto da Luigi è un ulteriore senso di responsabilità, perché è scontato che una forza politica che si presenta con quello come leader candidato presidente del Consiglio soffra, come gli 11 milioni di italiani abbiano sofferto. Quindi Di Maio, Salvini ha chiesto questo sacrificio e Di Maio l'ha fatto pur di dare un governo all'Italia. No, Di Maio ha fatto un sacrificio nei confronti degli italiani, non ha fatto certamente un sacrificio nei confronti di una persona. Lui era il nostro candidato, ma Giuseppe Conte, oltre ad avere uno standing curriculare molto alto, è una persona che conosciamo, è un'amica del Movimento 5 Stelle, ma mi permetto di dirle che anche è un amico degli italiani, perché non vesserà mai italiani, farà tutte quelle cose necessarie per migliorarci la qualità della vita. Adesso Giuseppe Conte andrà lui a trattare con Mattarella la lista dei ministri, in nome di due leader che non saranno in quella stanza. Non è una cosa complicata questa, come pure al prossimo vertice europeo andrà lui a parlare con Merkel e Macron, non potrà passare il telefono con Di Maio. Questo non è un tema di debolezza per questo governo che nasce? Assolutamente no. Il Giuseppe Conte, il professor Giuseppe Conte, il nostro candidato, laddove diventasse presidente del Consiglio, avrà alle spalle due forze politiche, una al Movimento 5 Stelle che l'ha proposto e una seconda forza politica che lo appoggia, che gli daranno gli indirizzi politici degli argomenti a cui trattare nelle sedi europee. Ripeto, sarà un presidente del Consiglio con 16 milioni e più di cittadini italiani che l'hanno votato, e sarà un presidente politico, perché se era un candidato ministro e se aveva messo la faccia per il Movimento 5 Stelle non può essere definito un tecnico alla Monti, tirato fuori da chissà dove, comparso dalla sera alla mattina. Lui c'era già, ci ha messo la faccia, sapeva già quello da fare. Senta, in tutto questo, arriviamo un attimo a questo contratto. Versione definitiva, non ci sono più dubbi. Secondo moltissimi osservatori, anche qui da me in questi giorni tutti l'hanno detto, cioè la Lega ha stravinto su questo contratto. A me Salvini lo dice, sentiamo un attimo Salvini, lo faccio dire da Salvini così è più convincente. Sentiamo Salvini. Nel programma abbiamo messo quanti più progetti della Lega ci fossero, e prima gli italiani non è uno slogan ma dovrà essere realtà. E quindi via la legge Fornero, via gli studi di settore, riduzione delle tasse. Prima gli italiani vuol dire più sicurezza, evidentemente, con un uomo della Lega a gestire l'ordine pubblico, il Ministero degli Interni. Insomma, si è spostato a destra l'asse di questo governo. La Lega è riuscita a imporre una serie di temi chiave, questa è l'idea. Ma guardi, io le dico che c'è all'interno di questo contratto tutti i 20 punti programmatici del Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza lo saprà perfettamente, ma c'è anche dentro la banca pubblica per gli investimenti, che aiuterà tutto il territorio nazionale, partendo principalmente per il Sud. Quando siamo stati contestati non c'è il Sud, nel momento in cui diciamo che non vediamo il Sud come una riserva indiana a cui dare delle mancette e un po' di acqua per abbeverarsi, ma lo consideriamo come unità nazionale, significa che gli investimenti infrastrutturali partiranno soprattutto dal sud per renderlo meno diverso e meno in difficoltà rispetto al nord. La cittadinanza va a rispondere a una domanda molto forte del sud, quindi questo lo capisco. Quello che capisco meno è prima gli italiani, sa perché? Perché anche chi non vi ama vi riconosce il punto delle disuguaglianze come punto centrale della vostra politica, no? Avete sempre detto vogliamo ridurre le disuguaglianze, ma cosa c'è di, come dire, di uguale nel dire che un bambino figlio di stranieri non può andare all'asilo, ci può andare solo il figlio di un italiano? Non è ma io le dico che questo passaggio non c'è. C'è la centralità degli interessi degli italiani, soprattutto nei consessi europei. Ci sono provvedimenti che creano equità, c'è un'economia ambientale. Ci sono sgravi fiscali per gli italiani e non per gli stranieri. Ci sono aiuti per tutte le famiglie, la detassazione, la deburocratizzazione. Ma oggi la gente fuori ci sta dicendo, io ho girato tutto il fine settimana e c'è veramente un grande incoraggiamento e molta positività nei confronti di quello che sta accadendo, perché hanno capito che noi qua dentro abbiamo messo i problemi degli italiani. Chi ci diceva lottate contro la corruzione, lottate contro i mali come il conflitto di interessi, sono battaglie che il Movimento 5 Stelle porta avanti da anni. La sente tangibile in Italia, dall'Europa arriva zero positività su quello che state facendo, molta preoccupazione. Io so benissimo che lei sarà contento di questo, dirà che questi sono gli eurocrati che ci detestano, però dicevano stamattina in studio alcuni autorevoli miei ospiti, poi bisogna andare a trattare su quei tavoli, non è che si può dire l'Europa è brutta e cattiva, bisogna sedersi ed essere in grado di rinegoziare. Questo, torniamo al tema dei ministri, va fatto da persone competenti, con le spalle larghe, con la capacità di stare ai grandi tavoli internazionali.
Allora, io ovviamente di nomi non parlo perché parleremo con il Presidente della Repubblica. Avere fissato dei temi che rappresentano un mandato all'interno di questo contratto da dare ai nostri ministri, con all'interno gli interessi degli italiani, l'immigrazione è un problema che abbiamo certamente ed è un problema che i precedenti governi non hanno saputo affrontare come nelle sedi europee, come aiuto e condivisione di un problema italiano, perché i confini dell'Europa sono dati dall'Italia che si affaccia al Mediterraneo, non possono rimanere un problema solo dall'Italia. Purtroppo oggi è accaduto questo e noi penso che metteremo una squadra molto importante che avrà l'autorevolezza, la competenza anche nelle sedi europee di trattare tutti i temi lei importanti. Lei ci sarà, Toninelli, al governo? E io le devo rispondere che non parlando di nomi, non parlo soprattutto di me stesso. Però non è escluso. Non ho, i nomi non sono un luogo da trattare, cioè per il semplice fatto che l'articolo 92 della Costituzione ad affermare che il luogo è quello del Quirinale. Potete vedere quel tweet di Marine Le Pen, perché mi ha colpito che insomma il primo leader diciamo internazionale che vi ha dato un in bocca al lupo molto convinto e molto entusiasta era Marine Le Pen, che è una alleata storica diciamo tra i Salvini, meno dei 5 Stelle. Lei che ne pensa di Marine Le Pen? Le piace? Ma io non voglio esprimere opinioni sinceramente su forze politiche altrui. Quello che mi permetto di dire è che era prevedibile che noi avremmo ricevuto attacchi da alcuni avversari europei e da alcune società finanziarie europee. Però quello che dico molto tranquillamente è che se noi abbiamo impostato all'interno di questo contratto una politica di crescita occupazionale, di uguaglianza tra cittadini, che farà aumentare quindi l'occupazione e il benessere dei cittadini, significa che potremo aiutare tutti i paesi europei e gli stessi investitori che oggi dicono con un po' di allarme, secondo me infondato, per la creazione di questo governo Movimento 5 Stelle Lega, quando vedranno che l'Italia cresce e che il debito pubblico che gli altri hanno fatto aumentare e che noi penso faremo diminuire, sarà un dato di fatto, l'Italia sarà un paese più appetibile nel senso quindi, positivo e come quindi cooperazione. Quindi lei non la imbarazza quegli auguri, quell'entusiasmo di Marine Le Pen? A me non mi imbarazzano né gli auguri di Hilda Le Pen, né mi imbarazzano i scenari più o meno catastrofici di alcune società di rating. Senta, ma è vera quella storia che Di Maio ha detto alla Meloni, se mi sostieni come premier puoi entrare, quando lei ha detto no, non ti sosterrei, ha detto allora sei troppo di destra, non puoi più entrare? Guardi, mi sembrano molto dei retroscena giornalistici che lasciano detto il tempo. Su Facebook la Meloni, il tempo l'ha raccontato. Io dubito che Luigi abbia confermato queste dichiarazioni, non riguardano sottoscritto, non ne ho la certezza se sia o meno accaduto. Mi si sta democristianizzando no. Toninelli, ma guardate voi! Io le sto semplicemente dicendo che non posso rispondere di fatti diciamo cose accadute in cui non ero presente, ma io dubito che noi abbiamo chiesto secondo l'entrata. Secondo lei dovrebbe entrare Fratelli d'Italia in questo governo? Sarebbe la scelta giusta? Secondo me nel contratto oggi sono scritti i nomi di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini, di conseguenza direi di no. Ma ovviamente siamo una Repubblica parlamentare, quando arriveranno in Parlamento provvedimenti importanti come quelli che sono scritti all'interno di questo contratto, io penso che altre forze politiche li potranno votare lei e noi ne saremo contenti. Lei non teme il fatto che al Senato avete solo 6 voti di maggioranza, lei conosce meglio di me il Parlamento, sia nei vostri gruppi parlamentari, ricordiamo cosa è successo la scorsa legislatura, i fuoriusciti, poi insomma... Volta Gabbana ce ne sono parecchi, cioè non è un po' rischioso partire con soli 6 voti di maggioranza al Senato? Beh, innanzitutto le dico che riguarda la maggioranza assoluta e solo pochi provvedimenti vengono votati a maggioranza assoluta e basta una maggioranza relativa. Però aver fatto un lavoro preventivo su cosa farà il governo del futuro nei prossimi anni significa che questo lavoro è stato condiviso dalle forze politiche. Ieri abbiamo fatto un'assemblea con tutti i nostri eletti di Camera e Senato, che è stato veramente un momento felice di condivisione, di applausi nei confronti del lavoro che è stato fatto da Luigi Di Maio, da sottoscritto e da tanti altri esponenti del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle c'è al 100%, però ripeto, quando porteremo provvedimenti in aula io sono più che convinto che essendo magari presenti anche nei programmi di altre forze politiche che non fanno parte del contratto di governo, saranno obbligati a votarli. Stamattina Crosetto in collegamento dalla Camera mi ha detto noi abbiamo una serie di problemi con questo contratto, per esempio per noi TAV, Valico e Ilva devono andare avanti, non si può pensare a una decrescita. Credo che questo parere sia ben condiviso dalla Lega. La mia sensazione, leggendo questo programma che ho letto, questo contratto, è che su alcune cose così, un po' chiave, avete trovato delle formule un po' aleatorie per non litigare adesso. Però insomma, quando poi Fioravanti dice che bisogna chiuderla progressivamente l'Ilva, su quello la Lega non vi seguirà. Noi abbiamo fatto un discorso secondo me molto coerente, di tutte le grandi opere italiane ci sono alcune grandi opere che non sono diciamo strategiche, allora, che portano dei danni, la questione è molto semplice, il rapporto e poi la faccio costi-benefici. Faccio finire, pubblicità, torniamo subito da voi.
Antonio Tonnelli, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, che avevo chiesto sull'Ilva, per esempio, no? Chiudere l'Ilva progressivamente, si può? La Lega sarebbe mai d'accordo? Ma la nostra responsabilità, la responsabilità di chi fa politica, secondo me, è quella di fare una valutazione dei costi e benefici. Troppe grandi opere sono iniziate senza avere una valutazione, ma avevano una valutazione di parte. Noi di tutte le grandi opere, Ilva compresa, faremo una valutazione costi e benefici. Se i costi supereranno i benefici per i cittadini, dovremo valutare di cambiare idea rispetto ai governi precedenti. Questo è certo e lo promettiamo agli italiani. Senta, l'incarico a Conte secondo lei arriverà tra oggi e domani, giusto? Evidentemente sì, penso che non passino molte ore a questo punto. E a quel punto quali sono i tempi per arrivare a un governo in carica? Lei mi dirà che sono democristiano, ma rispettando la Costituzione li detterà il Presidente della Repubblica. Certamente dalla nomina la nostra Costituzione ci dice che passano entro 10 giorni per la fiducia che il Parlamento deve dare al Presidente del Consiglio. Io mi auguro che sia breve, lei? Io mi auguro anch'io che sia breve, sì. Abbiamo voglia di partire. Siamo arrivati a un punto. No. Senta, a proposito del professor Conte, stamattina è uscita fuori una polemica sul suo curriculum, la New York University ha detto che non è vero che aveva fatto gli studi lì, sui social ormai si sprecano le ironie, le faccio vedere una cosa, guardi là, l'ha visto? Vabbè, come lo ricordo, ci possiamo fare una grassa risata, certamente. No, quello che è importante però specificare, il professor Conte non ha mai indicato di aver preso master o specializzazione alla New York University, ma semplicemente aver perfezionato i suoi studi. Che cosa ha fatto? Cioè è andato a studiare, come fanno tanti grandi nostri ricercatori. Chi l'ha detto questo? Gennaro Migliore ha fatto la battuta che ha fatto in biblioteca. Ci facciamo un'altra grassa risata, ma certamente lui non ha detto questo, è una fake news, è andato a perfezionare i propri studi, come tutti i grandi studiosi italiani, studenti italiani, che completano magari e perfezionano i propri studi in grandi università. Il professor Conte è un professore di diritto privato, ha fatto già un'importante esperienza nel... È un professore come tanti. È un professore come tanti, ma io ho avuto modo di conoscere certamente. Piacerà tanto agli italiani perché ha al centro anche lui interesse degli italiani e la loro qualità della vita. Grazie Tovinelli, ci vediamo qui a Governo Fatto a breve. Vabbè, non può dirmi niente, però così è. Grazie.